Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video, nuovo sfondo, ditemi se vi piace e ho anche acceso la ring light. Nuovo video è un mini haul, ho messo in questa borsettina di fashion, non mi dimentico quello che devo farvi vedere. Ho comprato a 8,99€ questo Aloe Kio Gel Cellulite di Equilibra. Io con questo mi trovo bene, è già il terzo, è già il terzo che compro, mi trovo molto molto bene. Poi dai cinesi ho comprato questa fazzietta per i capelli, faccio vedere come metterla in teoria. Non so se ne sono molto capace, però in teoria dovrebbe essere messa così, tipo alla Tumblr, molto un fiocchettino, un cuoricino, qualcosa, tipo così, e sembra una persona normale, se la vedete, molto carina, molto molto carina, in vellutino, e l'ho presa anche più fucsia, molto vellutino. Quest'anno ritorna comunque il velluto come l'anno scorso, il velluto sempre presente. Adesso ho notato soprattutto negli accessori il velluto è presente, ma lo togliamo, lasciamo così, lasciamo per il video. Questi l'ho pagati 1,50€ l'uno. Poi ho preso sempre a 1€ qualcosa queste due lampadine per la mia lampada di sale, che non vedete nello sfondo perché mi serve questa lampadina, l'ho dovuta ricomprare. Poi sempre per i cinesini ho preso questo pennello per il contouring, che è uscito anche nella collezione di Essence ma io non ho più trovato. Comunque lo facevo al solito prezzo 3,50€, io ho preso questo, un pennello per il contouring, 3,50€. Poi ho preso questi scolini da mascara, perché mi è capitato per le feste di toccare mia mamma e non avevo applicatori, li ho comprati, 99 centesimi. Poi ho preso a 3,49€, mi sembra, la mia acqua micellare preferita, che è della Garnier, però questa non l'avevo mai provata. Ho provato quella col tappo rosa, quella col tappo verde, questa non l'avevo mai provata, della Garnier Skin Active, pura attiva acqua micellare, strucca, detergente e purifica senza risciacquo. È una conversione da 400 ml. Io come questa non ho mai provato, cioè come queste, come delicate come queste non ho mai provato. Ho fatto quelle di Verochet ma era troppo forte per la mia pelle sensibile. Ho provato quella della Clinias, non ho mai micellare. Ho provato quella della Roberts, però come questa nessuno mai. Spiace. Poi l'ultima cosa che mi ha preso la mia mamma dal Lidl, che useremo tutte e due, sempre se ci chiamiamo qualcosa, è questa spazzola, tipo spazzola rotante per fare i capelli mossi, la piscina di vera, che è una figa assurda. Il mio idolo Canoro l'aveva fatta, mi sembra, anche tipo Britney Spears, però stavolta c'è Cristina Aguilera, c'è anche il nome Cristina Aguilera. Allora, spazzola termica per donare volume e capacità ai capelli, spazzola arrotondata per creare onde morbide e flessuose, spazzola modellante ad aria calda. Magari funziona, magari anch'io riuscirò a fare qualcosa, non so quanto l'ho pagata, però se andate da Lidl, se non ancora, questo penso sia low cost, perché Lidl ha solo low cost, a me piace un sacco Lidl,
prima che andasse di moda, già piaceva da mo. E niente, questo era tutto il mio haul, che tantissime cose. Questo mese soprattutto, se sono di via dei soldini per i regali fatti ad altre persone, regali che si moltiplicano, regali, va bene. Lasciate un like e un commentino se vi è piaciuto il video, ovviamente, iscrivetevi al canale per supportare questo canale, non lasciarlo andare alla deriva. E niente, io vi mando un grosso bacio. Vi ricordo che dal 24 al 31 dicembre pubblicherò un video al giorno. Seguitemi anche su Instagram, su Facebook e su 21 Buttons. Sono sempre Veronica Mori, quindi mi trovate. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!